Nessuna novità all'orizzonte ed è probabile che non ce ne saranno neppure nelle prossime ore, perché a Teramo, iscrizione a parte, è tutto, ma davvero tutto fermo. Fermi i rinnovi che non ci sono stati con contestuale partenza di coloro che scadevano il 30 giugno. Fermo il discorso allenatore, con la panchina che dopo l'addio di Massimo Paci volato a Pordenone non ha ancora un padrone, mentre alla spicciolata alcuni elementi dell'ultima stagione stanno trovando squadra. Perché Tentardini e Bombaggi stanno per essere due nuovi rinforzi del Catanzaro e si ritroveranno in Calabria dopo i due anni in biancorosso. Così come le aquile giallorosse sarebbero interessate anche a Pietro Cianci, che seppur non in scadenza, non sembra essere intenzionato a rimanere a Teramo. Discorso valido anche per Ilaria e Lewandowski in cerca di sistemazione. Il problema è che le trattative in entrata, col direttore sportivo ancora senza contratto e col punto interrogativo di se e come la presidenza Iachini continuerà, sono ferme tutte al palo. Impossibile mettersi al tavolo senza avere la sicurezza di quelli che saranno gli scenari futuri. L'attuale presidenza sarà ancora in sella quando inizierà il campionato? Difficile dirlo con certezza, la volontà, quella sì, è quella di lasciare, ma a chi e soprattutto a quale prezzo? Tanti punti interrogativi che coinvolgono inevitabilmente anche chi il contratto ce l'ha, ma senza sicurezze su come e quando la stagione 2021-2022 potrà cominciare ufficialmente. Non c'è una data per il ritiro, non c'è un programma per le amichevoli, non c'è niente a Teramo in questo momento. Dal rinvio del PEF in avanti tutto è stato lasciato così com'era. E allora anche attrarre giocatori a sposare un progetto del quale non si conoscono nemmeno sommamente i contorni diviene impresa molto ardua. Anche i nomi circolati in questi giorni sono solo idee e suggestioni, ma nulla di più. Sandro Federico ha dato la disponibilità a continuare, ma senza contratto proprio non può. Ecco perché più passano i giorni e più la situazione diventa ingarbugliata. L'unica cosa certa è che il Teramo farà parte delle 60 squadre di Lega Pro. Tolto questo, non c'è nient'altro a cui aggrapparsi in questo momento. Situazione complicata e per certi versi paradossale, e scontato che non si potrà continuare a tentennare ancora per molto tempo, pena quella di accumulare un ritardo tale da non poter essere recuperato in fretta.